Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, buongiorno a tutti! Un po' di tempo fa abbiamo visto qui sul canale come esprimere ciò che ci piace. Me gusta, me encanta, ma la mia domanda di oggi è: a voi piace sempre tutto? Siete sempre felici? Beh, noi no, noi non siamo sempre felici, non ci piace sempre tutto e quindi, visto che ciò che meno ci piace è un vocabolario povero, oggi vedremo insieme come expresar sentimientos negativos en español. Quindi iniziamo subito con me molesta, mi dà fastidio, me preoccupa, non è preoccupa, preoccupa, me lastima, che vuol dire offendere, ferisce, oppure me avergüenza, cioè mi dà vergogna. Questa stessa cosa, questo stesso concetto si può esprimere con quest'altra formula, me dà o me dan se l'oggetto è plurale, che in italiano è mi fa, che so, mi fa paura, mi fa rabbia. In spagnolo, ricordate, usiamo il verbo dar. Quindi, me dà o me dan rabbia, asco, pena. Pena è un sinonimo di lastima. Vedete qua intanto anche un po' di accenti, eh? La stima è il verbo, ma lastima è il sostantivo. Palabra esdrújula, lleva tilde. Me da vergüenza, che è sinonimo di corte. Me da corte, cioè mi vergogno, questa cosa mi fa un po' vergognare. Me da envidia, no, invidia, invidia è italiano, envidia è spagnolo. Me da miedo, paura. E da che cosa è seguita questa espressione? È seguita o direttamente dal sostantivo, oppure dall'infinito del verbo, o anche da che più il presente del congiuntivo, se stiamo parlando al presente. Se invece parliamo al passato, sarà l'imperfetto del congiuntivo. Facciamo subito degli esempi. Tu actitud me lastima, cioè il tuo atteggiamento mi ferisce. Me da rabia verlos tan superficiales, cioè mi fa rabbia, me da rabbia vederli così superficiali. Oppure, perché ovviamente quel me si può declinare con le altre persone. Te da corte che te vea sì, cioè ti vergogni del fatto che lui ti veda in questo modo? Un esempio al passato, me preoccupava che non llegara a tempo, cioè mi preoccupavo di non arrivare in tempo. Oppure questa grandissima verità per me, non so per voi, me dan asco, asco è schifo, me dan asco los bichos. Mi spiace, ma a me gli insetti, soprattutto, vabbè lo sapete, la cucaracha mi fanno proprio schifo. Oppure, por ejemplo, sempre al passato, de niña me daba miedo la oscuridad. Quando ero bambina mi faceva paura il buio. Oppure, a ver, dimmelo, confiesalo, te da vergüenza hablar con él? Cioè, ti vergogni di parlare con lui? Oppure, sì, a él, lo vedete com'è? A él le dan envidia las notas que saca su compañero. È un invidioso e quindi le dan invidia. Quindi, amici, visto che parlare spagnolo, anzi, capire lo spagnolo è un po' più facile del parlarlo correttamente, qui avete un po' di espressioni che vi possono aiutare ad arricchire il vostro vocabolario e non a dire sempre quando qualcosa non vi piace, non me gusta. Andiamo a specificare che cos'è, cioè non vi piace oppure vi dà fastidio, os molesta, os preoccupa. Os lastima, os avergüenza. Vediamo un po' che cosa farà. Fatemi sapere come va l'ampliamento del vostro vocabolario. E intanto io e lui nos vamos a tomar una tila para tranquilizarnos. Adios amigos, hasta la prossima. Ciao. Adios.